Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Senta, questo baiardo che continua a seminare pizzini, ho una foto di Berlusconi col generale Delfino, no, ce n'ho tre, ne ho scattate io. Cioè, che gioco sta giocando? Beh, io quando si parla di baiardo penso che dobbiamo pensare a Graviano, perché realisticamente baiardo non può fare un gioco senza ricevere delle istruzioni, perché interessi che sono in gioco sono troppo grandi. E quindi è una trattativa, diciamo, tra virgolette, in corso sotto gli occhi di tutti, dove c'è qualcuno che capisce il messaggio, certo, che viene recepito. Cioè, io ho parlato di pizzini, infatti. Certo, i pizzini, che riceve dei messaggi in codice, una trattativa nuova, perché avviene, diciamo, in pubblico, un ricatto sostanzialmente, che fa capire qual è la posta in gioco, anche perché una fotografia in cui si parla di Berlusconi e Delfino insieme è qualcosa di molto complesso, perché se Delfino era veramente uno dei vertici dei servizi segreti deviati, no? Sì. E sembra essere una rappresentazione della convergenza di interessi che si viene a creare in quel periodo, e anche la figura di Graviano viene rivalutata. Del resto, Graviano, ci dicono altri collaboratori, si sapeva che aveva rapporti con i servizi segreti. Quindi diventa Graviano il detentore dei segreti della scatola nera della Prima Repubblica, e la partita che in questo momento è in gioco è le verità indicibili su cui è stato costruito l'attuale sistema di potere. Beh, verità questo, che conosce benissimo anche Matteo Messina Denaro. Ricordiamo Matteo Messina Denaro, Graviano, Bagarella, Salvatore Biondino, tanti. La cosa straordinaria è che siamo gli italiani normali, cittadini normali, che non riusciamo a conoscere queste verità. Ma ci sono tanti potenti e tanti criminali che le conoscono queste verità e stanno contrattando tra di loro. Ma io penso che siano almeno un centinaio le persone, tra criminali, politici, imprenditori, che sanno quello che è successo. Loro lo sanno, stanno contrattando. Noi non riusciamo a saperlo, anche perché i documenti scompaiono, i collaboratori di giustizia che vogliono parlare vengono uccisi, quelli che sanno gli hanno promesso che usciranno dal carcere comunque prima o poi, eccetera, eccetera. Grazie, senatore. Prego.